Ripopolamento di specie da cacciagione nel comune di Terranuova, numeri importanti anche in vista della stagione venatoria che partirà tra poco più di un mese, il 16 di settembre. E come tutti gli anni, ormai da 6-7 anni almeno, anche la nostra amministrazione contribuisce con la TC al ripopolamento venatorio. Appunto, quindi anche quest'anno abbiamo liberato lepri da riproduzione, fagiani e pernici. Venerdì ci sarà l'ultima consegna da parte dell'ATC, ulteriori 180 fagiani che appunto verranno liberati sul territorio comunale. Niente, assieme a un responsabile anche della Proloco, Rossano Arzughi, che ci tengo anche a ringraziare particolarmente per il lavoro svolto, per l'aiuto che ci dà, ecco, abbiamo suddiviso il territorio comunale in una serie di aree destinate appunto a liberare questi animali, quindi sono circa 14 nelle frazioni e circa una decina nel capoluogo, e quindi andiamo a liberare per la precisione 10 coppie di lepri liberate proprio dal comune direttamente e 110 fagiani. Allo stesso tempo l'ATC ci consegna circa 240 fagiani e 5 lepri adulte da ripopolamento. Ecco nello specifico l'investimento di Terranuova. Il comune investe in questa operazione 3.000 euro per quanto riguarda l'acquisto delle lepri e 1.000 per quanto riguarda l'acquisto dei fagiani. Non sono risorse che possono sembrare, come dire, aleatorie, investite in maniera aleatoria, ma sono invece un supporto, un contributo importante per le associazioni venatorie e per il popolamento di questi animali, perché appunto sul nostro territorio abbiamo 4 associazioni venatorie, contano più di 500 iscritti e come con altre associazioni il nostro ente ci tiene a sostenere ogni forma associativa appunto anche nell'ambito della caccia.